Amici sportivi, amici del calcio femminile, ben ritrovati sul canale dedicato a voi. Abbiamo parlato molto di calcio internazionale con tanti cambiamenti importanti. Entriamo subito nel vivo e vi parliamo di calcio italiano, di quello che è successo, di quello che sta accadendo. Ci sono alcune notizie importanti da dare. Prima però di parlare delle notizie dei singoli, ovvero dei trasferimenti o degli allenatori che in qualche caso hanno già preso possesso di quella che sarà la loro panchina per i prossimi 12 mesi e che in qualche caso invece ancora non conosciamo, vale la pena fare un po' il punto della situazione dal punto di vista del calendario. Che cosa succede in questo momento? Un po' l'abbiamo già sfiorato questo argomento, entriamo nel dettaglio. Allora, il campionato si chiude di solito con un comunicato ufficiale che dichiara le cosiddette aventi diritto. Le aventi diritto del campionato di Serie A sono, come noto, 10, le squadre che lo scorso anno si sono riconfermate, che sono 9, Napoli compreso, che ha vinto lo spareggio contro la Ternana per confermarsi in Serie A, e la Lazio neopromossa dal campionato di Serie B. Le squadre di Serie B va da sé che proseguiranno il loro percorso con le 3 neopromosse dalla Serie C e la retrocessa Pomigliano dalla Serie B, anche loro hanno un loro comunicato aventi diritto. La Lega Serie A e la Lega Serie B sono ben distinte l'una dall'altra in un ambito che comunque è professionistico e dipende ovviamente dalla Federcalcio. Il campionato di Serie C segue un altro profilo ancora, perché è un campionato organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti che viene mutuato da un punto di vista organizzativo proprio dalla LND, che è la prima costola organizzativa della Federcalcio a livello dilettantistico. Perché abbiamo fatto questa premessa? Perché quando noi parliamo di aventi diritto, non sempre le aventi diritto decidono di confermare questo diritto. Ed è un caso che non si vede in Serie A, non si vede in Serie B a livello maschile, ma si vede molto spesso a livello giovanile, a livello dilettantistico e soprattutto anche in ambito femminile. È accaduto ancora nel corso delle ultime stagioni, soprattutto dopo la recente rivoluzione che ha completamente trasformato tutto il mondo della Serie A al femminile. Squadre che decidono di cedere i propri diritti ad altre squadre pronte a pagare per ottenerli. E quindi si cancella, tra virgolette, la storia sportiva di un club e un altro club entra a far parte, non per diritto ma per acquisizione, di questa stessa storia sportiva. È un fatto che a volte mette anche un po' di tristezza, perché vedi scomparire dalla mappa geografica del calcio femminile importanti nomi prestigiosi. Però è anche un fatto innegabile che molte squadre negli ultimi anni abbiano alzato la soglia d'attenzione e di interesse sul fatto che le difficoltà nel mantenere determinati costi sono veramente tantissime. Lo scorso anno è stato il caso del Pomigliano e della Sampdoria. La Sampdoria in estate, lo ricordiamo, aveva addirittura ritirato la propria iscrizione al campionato per poi ripensarci dopo la garanzia di alcuni investimenti o un aiuto istituzionale. Il Pomigliano a novembre aveva addirittura minacciato di ritirarsi dal campionato di Serie A, un po' era una minaccia anche di carattere politico politica per via di quelle che erano state ritenute alcuni sfavori sul campo di gioco in termini di decisioni arbitrali, però va anche detto, la Sampdoria aveva cominciato la stagione andando a giocare a Vercelli, il Pomigliano da sempre gioca lontano da quella che è il proprio territorio, perché gioca non molto lontano da Pomigliano, sempre in provincia di Napoli, ma non a Pomigliano. Tutto questo in un ambito purtroppo non soltanto istituzionale, ma anche economico molto, molto delicato. I costi di una squadra di Serie A sono alti, le trasferte, gli impegni, gli stipendi da rimborsare e gli sponsor non si trovano esattamente dietro l'angolo. Quindi questa riflessione va fatta, ci sono alcune squadre che sono in grande difficoltà. In questo momento ci sono alcuni atteggiamenti che vale la pena sottolineare. Da una parte abbiamo squadre che non mettono neanche in dubbio quella che è la propria partecipazione alla prossima stagione. Facciamo un esempio, non è il caso della Juventus, non è il caso della Roma o della Fiorentina, che figuriamoci parteciperanno alla Champions League, ma nemmeno dell'Inter e del Milan. Vedremo come parteciperanno e con quale squadra e con quali allenatori, però il Como non scrive una conferma della propria presenza al campionato perché viene dato per scontato. Como che sta
verificando quelle che sono le proprie potenzialità, le proprie possibilità da un punto di vista tecnico, e che pare stia per mettere sotto contratto un allenatore molto interessante che si chiama Sottili e che potrebbe prendere il posto l'anno prossimo di quello che è stato il binomio Bruzzano prima, poi esonerato per far posto a Maccoppi. Ma ci sono invece delle squadre che sottolineano il fatto che la loro presenza sarà garantita. Una di queste è il Napoli. Il Napoli già all'inizio del mese ha emesso un comunicato molto chiaro che aveva un senso, perché c'erano stati alcuni rumors, molto spesso online succede, a volte nascono anche dai tifosi, che avevano lasciato intendere che il Napoli potesse essere una delle squadre interessate a cedere il proprio diritto sportivo. La proprietà del Napoli Calcio Femminile immediatamente ha smentito, l'ha fatto in modo molto secco, molto diretto, scrivendo: no, noi ci scriviamo regolarmente, la nostra intenzione è quella di fare una squadra competitiva in vista dell'anno prossimo. Quindi è un dato di fatto. Ci sono altre squadre invece che in questo momento sono in silenzio, ed è un silenzio che abbiamo definito assordante, perché in effetti c'è una certa preoccupazione, e queste due squadre in questo momento in silenzio sono proprio la Sampdoria e il Pomigliano. La Sampdoria, anche qui sono nati un po' di rumors, soprattutto a Genova, lato tifosi preoccupati, in cui si parla della possibile cessione del diritto sportivo della società blu cerchiata. Il Pomigliano, da parte sua, che ha sempre comunicato molto e che ha un sito che ha sempre lavorato tantissimo sotto questo aspetto, in questo momento è fermo. Il sito del Pomigliano addirittura non è raggiungibile da alcune settimane, magari semplicemente per una questione di manutenzione, però resta il fatto che in questo momento c'è un certo silenzio che probabilmente preoccupa i tifosi, e forse preoccupa un po' anche le istituzioni, perché quando ci sono delle società del genere che si trovano a doversi confrontare con momenti di incertezza che non sono legati alla propria capacità o esperienza, ma al contesto all'interno del quale operano e lavorano, indubbiamente a soffrirne è tutto il movimento del calcio, e quindi anche il movimento del calcio professionistico e locale, a livello locale. La speranza è ovviamente che queste riserve si sciolgano molto presto e che le conferme arrivino quanto prima. Abbiamo parlato di quella che in questo momento è un po' la preoccupazione generale, ovvero fare in modo che i campionati di Serie A e Serie B vengano delineati quanto prima possibile. Per il campionato di Serie C tutto sarà molto più complicato. Lo scorso anno purtroppo ci sono state molte squadre che proprio nel corso di questo periodo, tra giugno e luglio, hanno alzato le mani e si sono arrese, lasciando il loro posto disponibile ad altri club che poi sono entrati. La speranza è che queste riserve si sciolgano e che si possa cominciare a capire come sarà costituito il campionato di Serie A, 10 squadre, e quello ovviamente di Serie B, 16 squadre. Per quanto riguarda invece tutte le altre competizioni, e per quanto riguarda soprattutto tutte le altre voci di mercato, tiene banco un doppio caso che è targato Juventus. Da una parte il caso in entrata, quello di Alicia Lehmann, dall'altro quello potenzialmente in uscita, che è quello di Jennifer Eceghini. Allora, parliamo di Alicia Lehmann. È una giocatrice della quale si parla molto, moltissimo. È una giocatrice che dal punto di vista dell'immagine può avere un valore veramente molto interessante. Resta il fatto che ovviamente parliamo di una giocatrice che non aumenterebbe il valore della Juventus da un punto di vista tecnico così tanto da parlarne quanto se ne parla. E dunque molti si chiederanno: perché se ne parla? Se ne parla perché Alicia Lehmann è la giocatrice di calcio più popolare del mondo sotto un aspetto social. Ha in linea di massima una decina di milioni di follower tra le varie piattaforme che la seguono lei o la sua agenzia attraverso le varie piattaforme social. Parliamo un pochino molto brevemente di numeri. Quanto guadagna Alicia Lehmann? Alicia Lehmann è un'industria che guadagna mediamente 200.000 sterline, ma è una cifra che vi lasciamo lì, attendibile per quanto la riportano alcuni siti che si sono occupati economicamente di lei, da un punto di vista di studio economico di lei. Guadagnerà come calciatrice, quindi per la propria prestazione sportiva, circa 200.000 sterline all'anno, ma guadagna almeno 10 volte tanto sotto l'aspetto marketing, perché è un personaggio molto spendibile dal punto di vista commerciale, dal punto di vista pubblicitario. È molto nota, molto famoso, molto bella, molto avvenente, fidanzata con un uomo di successo, con un calciatore
calciatore importante come Douglas Luiz. Il fatto che ovviamente sia di Douglas Luiz che di Alicia Lehmann si parli per un possibile arrivo alla Juventus fa sognare i tifosi, e in queste ultime settimane sui social non si è parlato praticamente d'altro. Le voci ci dicono che l'accordo potrebbe essere prossimo, ma non è un accordo facile, non solo per una questione economica. Alicia Lehmann, che lo ricordiamo di passaporto è svizzera, gioca in Inghilterra, gioca con l'Aston Villa e ha un contratto piuttosto importante, perché ha due anni di contratto garantiti fino al 30 giugno del 2006 e un'opzione sul terzo anno, quindi per venire alla Juve come minimo chiederà 3 ulteriori anni di contratto, che peraltro sono stati garantiti a diverse giocatrici, in modo particolare Beccari, che è rientrata dal prestito, così come Eva Schatzer, hanno ottenuto un contratto piuttosto lungo. Sicuramente Lehmann non chiederà niente di meno. In uscita, il caso di Joe Cecchini è veramente importante. Jennifer Cecchini, che tutti hanno soprannominato Joe, è una ragazza estremamente interessante, che calcisticamente non è nata negli Stati Uniti, dove l'Inghilterra è andata a recuperarla, ma è nata in Inghilterra, nell'Arsenal. Poi si è trasferita negli Stati Uniti per motivi di studio, è una delle tante giocatrici che ha fatto parte del mondo universitario americano, ha avuto molto successo, è entrata a far parte dell'All-American, che è tra virgolette la top 11, il best of del campionato universitario americano. Lei giocava nella Florida State University, una squadra che è leggendaria per quello che è il proprio impegno sportivo, sia nel basket che nel football americano, che ovviamente nel soccer, come lo chiamano gli americani, in particolare nel soccer femminile. Joe Cecchini ha lasciato un segnale importante in Florida, ma soprattutto l'ha lasciato alla Juve nel momento in cui è arrivata. Indubbiamente una grande intuizione di Stefano Braghin, molti sostengono che sia stata una grande intuizione soprattutto di Joe Montemurro, che fin dal suo arrivo le ha dato immediatamente spazio, e la ragazza ha risposto come si deve. 14 presenze in campionato, 2 in Coppa Italia, 16 presenze in campionato, 14 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia, corretto, e una valanga di gol. Ha segnato più di chiunque altro Jennifer Cecchini, conquistandosi la palma di MVP tra le attaccanti, entrando di diritto nel top 11, caso più unico che raro, considerando che ha giocato soltanto per pochi mesi, da gennaio a maggio e non dall'inizio della stagione. Non ci vuole molto a capire che questa è un attaccante di purissima razza, che ha nella sua forza fisica, intelligenza, nel tocco, ma soprattutto nella sua duttilità, caratteristiche che possono renderla appetibile al grande mercato internazionale. Chi la vuole Cecchini? La vogliono in tanti. La vuole Eidevall, che è l'allenatore dell'Arsenal, che sarebbe pronto a riprendersela dietro pagando. La vuole il Paris Saint-Germain, ma soprattutto a quanto pare la vuole proprio Joe Montemurro al Lione. Joe Montemurro in questo momento è stato appena presentato, il tempo di mettere in ordine l'ufficio, di capire quanti soldi avrà a disposizione, poi si presenterà con la lista della spesa, e dalla Francia dicono che in cima alla sua lista della spesa c'è proprio Jennifer Cecchini, che potrebbe lasciare la Juventus. Che cosa si può dire? Cosa può fare la Juventus per trattenere la sua giocatrice? Per la verità poco, perché se la giocatrice, come sembra, decide di andare via, non ci sono trattative che tengano. La storia del calcio ci insegna, e vale a livello femminile almeno quanto maschile, che chi vuole andare via è meglio non trattenerlo. La giocatrice, è vero, ha ancora un contratto importante con la Juventus. La Juventus può soltanto, attraverso le parole del suo massimo dirigente e del suo allenatore, spiegare a Jennifer quanto il suo ruolo sia centrale, sia importante nel progetto bianconero che si affaccia alla prossima stagione. Ma se Jennifer vorrà andare via, non ci sarà nulla da fare per trattenerla. La Juventus potrebbe decidere di trattenerla almeno per quest'anno, per poi cederla magari con un accordo prematuro, con un accordo addirittura precedente, nell'arco delle prossime settimane, oppure potrebbe decidere di monetizzare, anche perché il momento è qui e ora, fin da subito. Quanto vale Joe Cecchini? Il suo valore di contratto, secondo gli esperti, secondo gli analisti, si aggira intorno al quarto di milione di dollari, intorno ai 250 mila dollari, però l'impressione è che
vista la richiesta del mercato, il suo valore possa essere molto molto più importante e possa essere una iniezione significativa anche per le casse della Juventus, che in questo momento sta lavorando soprattutto con prestiti che tornano a casa e con tantissimi giovani che stanno firmando il loro primo contratto in bianconero. Per quanto riguarda la Juve, abbiamo già sfiorato l'argomento, lo sottolineiamo adesso, dopo il ritorno di Chiara Beccari va sottolineato il ritorno anche di Eva Schatzer, che ha firmato un contratto significativo fino al 2027. Per Eva Schatzer è un ritorno che l'ha dato per scontato. Eva, richiamata anche dalla nazionale di Andrea Soncin, torna a far parte della Juventus dopo periodi di prestito molto importante, in modo particolare quest'ultima stagione alla Sampdoria è stata davvero estremamente significativa per lei. La Juventus si assicura una giocatrice veramente di grande importanza. Sotto l'aspetto delle partenze, avevamo già salutato Gunnarsdottir, Grosso e Bärenstein. Grosso pare che stia trattando per tornare a giocare nel Nord America, a quanto pare la nostalgia di casa, la ragazza canadese potrebbe aver trovato terreno fertile in alcune formazioni di National Women Soccer League, vedremo. Mentre Bärenstein ha già firmato con il Wolfsburg e quindi sicuramente sarà una delle nostre prossime avversarie in Champions League. Molte le conferme per quanto riguarda la Fiorentina, è un caso importante che vale la pena sottolineare. Perché? Perché così tante conferme ci fanno sempre più pensare che il prossimo allenatore sarà ancora una volta Sebastian Della Fuente. La conferma di Veronica Bocchete, reduce da un anno comunque strepitoso, la conferma di Kaya Erzen, ma anche la conferma di Rachele Baldi, che ha firmato fino al 2026. Ci sono voci invece contrastanti per quanto riguarda il futuro di Chef Regner, la numero uno per gran parte della stagione tra i pali della Viola. Nelle ultime settimane aveva ceduto un po' il passo di fronte a Rachele Baldi, in molti avevano visto in questo atteggiamento anche da parte di Della Fuente forse la decisione di privilegiare Baldi e dunque forse un segnale di partenza per Chef Regner, che peraltro è una di quelle giocatrici che avrebbe molto mercato, considerando che in questo momento insieme a Laura Giuliani è il miglior portiere italiano. Entrambe difenderanno i pali della nostra nazionale anche nell'immediato futuro. Proprio di Laura Giuliani proseguiamo parlando non soltanto del suo matrimonio, auguroni Laura, un abbraccio, ma parlando anche del rinnovo del suo contratto con il Milan per altri 2 anni. Laura resterà al Milan fino al 2026. È presto per parlare di fine della carriera, perché Laura nel 2026 avrà, scusaci Laura se lo riveliamo, 33 anni, quindi per lei c'è la possibilità di fare ancora molto e molto bene se vorrà farlo. Però sicuramente è un segnale significativo il fatto che Laura abbia deciso di legarsi in modo, se non definitivo, veramente molto molto marcato, molto importante alla società rossonera, che vede in lei un grande futuro. Milan, che è molto attivo nonostante per il momento non ci siano ancora ufficialità circa il proprio allenatore. Il Milan in questo momento è una delle 6 squadre che ha un allenatore in scadenza, che per il momento non è stato ancora riconfermato, o addirittura, come nel caso della Sampdoria, una panchina vacante. Davide Corti ha fatto un ottimo lavoro. Dal lavoro di Davide Corti arrivano 4 firme importanti dal settore giovanile per la prima squadra, sono quelle di Nadine Sorelle, Monica Renzotti, Erin Cesarini e Paola Zanini. E vedremo come vuole comportarsi il Milan di fronte a quella che invece è una partenza estremamente importante, quella di Valentina Bergamaschi, che proprio nelle ultime ore ha ufficializzato il suo addio al club rossonero. Il suo contratto è in scadenza il 30 di giugno. Valentina ha salutato una società all'interno della quale è stata, se non ricordiamo male, per ben 6 stagioni, accumulando tra campionato e coppa qualcosa come 150 presenze, una presenza estremamente significativa. Non ci sono molti trasferimenti di cui parlare, ma come abbiamo detto il calciomercato non solo è soltanto agli inizi, per la verità non è neanche ancora cominciato. Il calciomercato si aprirà alle 8 del mattino del 1 luglio per chiudersi alle 20 del 30 luglio e poi proseguire con tutte le giocatrici, speriamo non molte, ancora alla ricerca di un contratto.